Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto, iscrivetevi. Se vi piace il video, mettete un like. Se volete sapere le novità, selezionate la campanella. Molti di voi guardano i video, però pochi si iscrivono, una piccola parte si iscrive. Invece, a me farebbe piacere avere più iscritti, visto che più iscritti ho, più tempo posso dedicarci. Oltretutto, se volete, commentate, perché se così vi rispondo ai commenti e se posso aiutarvi in qualche modo ne sono felice. Quindi cominciamo subito con questo nuovo video. Oggi voglio fare questo video perché ho visto un po' in giro un po' di confusione inerenti ai bruciatori a gasolio. Ho visto molte cose che non vanno bene. Come avevo fatto già un video sulla mia installazione del Vevor che ho installato sul mio camper e che trovate nella mia pagina, nel mio canale YouTube, volevo farvi rendere conto di quali siano le problematiche da affrontare per quanto riguarda gli all in one, quindi quelli tutto in uno. Arrivano già, diciamo, già installati, quantomeno tutte le parti sono montate all'interno di un contenitore e ho visto parecchi video che sono preoccupanti perché siccome non è un giocattolo ma un bruciatore a gasolio e sprigiona monossido di carbonio e fumi, nella migliore delle ipotesi sprigiona fumi, nella peggiore sprigiona solo monossido di carbonio, quindi è molto più pericoloso perché non si vede e non si sente. Ora, siccome ci sono delle problematiche che vorrei affrontare insieme a voi per farvi rendere conto di quale sia un'installazione sicura, non a regola d'arte, perché sia chiaro che queste macchine non sono certificate, non sono certificabili e non sono sicurissime. Quindi andarla ad installare su un camper dove praticamente l'installazione dovrebbe essere effettuata comunque da persone competenti è una cosa. Installarla in un'abitazione è ancora più complesso perché ho visto cose che non dovrebbero proprio essere fatte. Mentre nell'installazione in un camper sono abbastanza dettagliate e ben rappresentate in rete, per quanto riguarda gli all-in-one installate nelle abitazioni, la problematica è che è una cosa che è recente. Sono cose recenti anche inerenti al fatto dell'aumento della corrente, dell'aumento delle altre fonti di calore che noi avevamo nei nostri appartamenti. Quindi è nuovo anche diciamo, la parte mediatica che trovate in rete. Siccome ho visto cose assurde, volevo darvi, diciamo, una linea guida di un'installazione, non pericolosa o meno pericolosa di tutte. Che se uno la seguisse almeno avremmo, diciamo, non dico l'installazione a regola d'arte, ma quantomeno un'installazione sicura. Ribadisco il fatto che non si possono installare nelle abitazioni perché non sono certificate per le abitazioni e rivangando il fatto anche che in realtà questi tipi di riscaldamenti sono idonei per una stanza. Fate sempre un calcolo di calorie, quindi se voi calcolate che in un'abitazione una stufa a pellet sviluppa un 10 kW, 20 kW, 25 kW, io nello specifico a casa mia ho una 29 kW, che è quella più grande dopo le caldaie, cioè la caldaia d'arredo più grande, dopodiché andiamo sui 30 kW, 35 per un'abitazione di un centinaio di metri quadrati, 120 metri, poi dipende uno quanto vuole, diciamo, dimensionare la stufa. Detto questo, parliamo il Vevor più grande, il bruciatore più grande, il Vevor, diciamo, le altre marche che ci sono, si attestano intorno agli 8 kW. 8 kW che non vedi neanche lontanamente, quindi no, non andiamo a guardare gli 8 kW reali o i 5 kW che compriamo. Fatti questi calcoli, possiamo renderci conto che un 5 kW o addirittura un 2 kW possono mandare sì e no una stanza. Quindi, se noi dobbiamo scaldare una stanza di una casa remota dove non abbiamo altre opportunità, possiamo benissimo installare questi. Se installiamo questo apparecchio in una casa di campagna, che è la nostra,
possiamo anche installarla in una stanza più grande, accontentarci, e piano piano ci porterà una temperatura umana. Però negli appartamenti, nelle case dove ci sono già altre, diciamo, altri utenti o altre persone, installare questa cosa non è che sia proprio ideale, non si potrebbe nemmeno fare, quindi almeno installiamola in un modo che sia non pericoloso. Andiamo a vedere insieme i consigli che posso darvi per l'installazione di questi bruciatori nelle vostre abitazioni con meno pericoli possibile, rimanendo dell'idea che non si possono installare. Però siccome vedo cose assurde e molto pericolose, volevo sfruttare la possibilità che ho di far vedere una soluzione meno pericolosa, o quantomeno farvi capire come funziona, sfruttandola e avendo questa possibilità, diciamo, girarvela a voi per poter poi fare le vostre conclusioni. Andiamo a vedere insieme come sarebbe un'installazione, diciamo, ideale. Vediamo un attimino come è composto l'all-in-one. Vediamo che questa bocchetta qua, che vado a evidenziare, è l'uscita dell'aria calda e è la cosa più facile da intuire. Ovviamente questo è il nostro display che già è montato su questo case. Qui abbiamo la ghirba, il contenitore, diciamo, del combustibile. All'interno troviamo queste parti qua, che sono il bruciatore tradizionale, il bruciatore che troviamo per il nostro camper. Detto questo, e considerato il fatto che noi sappiamo già che questo è il contenuto del nostro all-in-one, dovremmo tenere in considerazione i fattori più importanti. Proprio come dicevo in un altro video, dove specificavo la necessità e l'obbligatorietà di andare a prendere aria dall'interno, quindi noi andremo a prendere aria, ecco, questa è una parte saliente, questa è la parte più importante di tutti. Ho visto installazioni proprio a caso, quindi ora vorrei fare un po' di chiarezza dicendo che questa parte qua, che è la parte della griglia, questa è l'ingresso, ok, dell'aria fredda. Quindi questa è l'aria fredda. Da che cosa lo capiamo? Perché c'è una griglia di protezione per non far entrare oggetti di una certa misura. Questa qua, che noi vediamo qua, ok, questa parte qua è l'uscita, quindi a quest'altra parte dell'aria che noi andremo a evidenziare, che sarebbe ovviamente l'equivalente di questo qua, questo che vediamo qua, ok? Questa è l'aria calda, che è questa. Ora, noi se abbiamo una parete dovremmo necessariamente fare due fori da 75 mm ed introdurre aria fredda. Se questa è il mio locale, io introdurrò un tubo che da qua entra nel mio locale, nella stessa maniera un tubo di aria fredda preso da qua lo andrò a far entrare nel mio appartamento. Quindi in questo caso specifico questo andrà qua e quello dietro andrà praticamente sempre dentro l'appartamento, perché noi dovremmo usare solo l'aria dell'appartamento, non possiamo pretendere di prendere aria da di fuori. Questo già l'ho spiegato nell'altro video, perché qua potremmo avere una sorgente di aria sporca, di aria che è maleodorante, di fumi, di monossido di carbonio di qualche macchina che è accesa di fuori. Quindi il ricircolo d'aria va fatto sempre nella stanza. Quindi io farò due fori da 75 mm e ci infilerò dentro i due tubi. Tutto questo marchingegno qua, tutto l'all-in-one, la carcassa andrà di fuori,
perché deve andare di fuori? Per due motivi. Perché il primo motivo è che noi abbiamo, proprio per questa problematica, abbiamo praticamente questi tubi qua, questo e questo, che in questi punti qua, che noi ci troveremo qua sotto, questi due tubi non sono collegati stagni. Ora andiamo per gradi. In questo tubo, vicino a questo, questo è il tubicino per il gasolio. Quindi questo non può essere il tubo di uscita della combustione, ma sarà il tubo d'ingresso dell'aria fredda, proprio perché hanno messo vicino il gasolio, non potevano mettere il gasolio vicino al tubo dell'uscita dell'aria a 250 gradi. Il gasolio a 250 gradi va in combustione, prende fuoco. Quindi questo tubicino qua è identificato nel tubo del gasolio, subito accanto abbiamo l'aspirazione. Nell'aspirazione verrà inserito questo tubicino qua, quello più piccolo, insieme al filtro. Quest'altro tubo, che è lo scarico del bruciatore, in questo qua andrà inserito questo di ferro. In questo di ferro andrà attivato il silenziatore, inutile, ma va bene, ce lo mettiamo. Però l'attaccatura tra questo e questo, è una cosa importante, non è stagna. Cioè, se io qua in questo tubo mi si ostruisce con qualcosa, che potrebbe essere già la condensa stessa, infatti poi questa tubazione qua, lo vedremo, non può essere messa verso l'alto, ma se io esco con il tubo, questo della combustione, quindi il tubo rosso, se io esco con il tubo della combustione, io questo tubo qua, che mi uscirà da qua, non posso farlo passare dentro a questi fori, perché altrimenti mi verrebbe una piega di questo tipo, scende e risale, e a me qua mi si formerebbe l'acqua e non va bene. Quindi questo tubo dovrà avere una pendenza da questo punto sempre in pendenza, quindi questo andrà installato sollevato. Non so se sono stato chiaro. Questo sarà il tubo dell'aria, della parte del bruciatore, quindi qua dentro è chiuso, e questo sarà il tubo invece dell'aspirazione, che devono stare necessariamente fuori, quindi ricordiamoci, questo coso va messo di fuori. Il tubo di scarico, ricordiamoci che va fatta una pendenza. I fumi di scarico, quelli del, vanno in pendenza, quindi partirò da qua e farò una curva in questa maniera. Questo verrà sollevato per permettere al tubo di scarico di avere questa curva, perché se no qua, se io faccio questo e poi lo faccio uscire da qua, da questo foro, per comodità, in questo punto si formerà della condensa che mi ostruirà il tubo, e quando questo tubo non defluisce più bene si forma del fumo all'uscita del filtro qua. E questo fumo, siccome questa attaccatura qua non è stagna, questo fumo qua potrebbe uscire sia da qua ma anche da qua. E se non esce fumo, non è detto che non esca monossido di carbonio. Perciò questo coso va messo all'esterno. All'interno vanno solamente i due tubi, uno e due, basta. Poi tutti i sistemi che abbiamo visto per alimentarlo, l'alimentatore, il diodo di bypass, va bene tutto, una batteria, va bene tutto, però il principio fondamentale sono i fumi. Quindi se noi riusciamo a fare un'installazione di questo tipo, dove questa parte qua, che è la parte che noi ci troviamo sul retro, ok, questa parte va
buttata via, questa va aperta, va tolta, questa lamiera va tagliata e qua ci va infilato il tubo da 74, da 75 che dicevamo che va dentro l'appartamento. Questa è la cosa importante, questa parte qua va rimossa, questa parte va tagliata e ci va inserito un tubo, questo è. Poi per il resto, vi ripeto, l'alimentazione, alimentatore, 10 ampere, 20 ampere, 30 ampere, non è un problema perché male che vada si brucia l'alimentatore, questo surriscalda perché non c'è il tempo per spegnersi, va bene tutto, ma non è una cosa drammatica. Si potrebbe rovinare la sonda, si potrebbe rovinare la candeletta per un surriscaldamento, si potrebbero rovinare le guarnizioni, però non è una cosa grave. Il tubo davanti va dentro casa, è tutto il nostro all in one, va all'esterno. Quindi detto questo, io spero di essere stato abbastanza esaustivo e avervi dato delle nozioni, per, almeno per pensarci e per farvi delle vostre idee, perché non è che uno possiede la verità assoluta. Però ecco, potete trarre le vostre considerazioni e fare i vostri calcoli. Detto questo, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, se non vi è piaciuto iscrivetevi al canale, se volete fare dei commenti sarò lieto di rispondere. La cosa importante, fate sempre un'installazione al meglio che potete e sentite qualcuno che magari è più esperto in idraulico o qualcuno che possa aiutarvi almeno a fine installazione per fare, diciamo, un check up di quello che avete fatto. Io con questo vi saluto, buon proseguimento e tanti auguri di buon anno, buon 2023 a tutti.